Nella vita dei santi e quindi anche nella vita di Padre Pio, spesso ci imbattiamo in questa preoccupazione che nasce chiaramente dall'amore e dalla fede, di pregare per le anime dei defunti, di suffragarle. E quindi dobbiamo ancora una volta ricordare quello che ho detto qualche puntata fa. Padre Pio diceva che a San Giovanni Rotondo salivano più anime purganti, più anime del purgatorio, per le sue messe, quindi i suoi suffragi, che delle persone viventi. Perché appunto, come già abbiamo detto in precedenza, c'è questa comunione dei santi. Noi preghiamo per loro, per le nostre anime dei defunti, ma anche loro pregano per noi e vanno e sono presenti laddove c'è sempre la preghiera, il suffragio e la carità. Quando, lo ripeto, noi celebriamo l'Eucaristia, in quella Eucaristia c'è tutta la Chiesa, visibile e invisibile, c'è la comunione dei santi, ci sono i nostri defunti, ma ci sono anche i defunti che noi non conosciamo, ma che hanno bisogno di pregare. Anzi, vi raccomando, insieme ai defunti che noi ricordiamo e che abbiamo incontrato e amato, dobbiamo pregare soprattutto per quelle anime di cui nessuno si ricorda e per cui nessuno prega. Voglio raccontarvi quello che si dice nella vita di Santa Elisabetta d'Ungheria. Quando morì la madre, la figlia Santa Elisabetta pregò e fece delle buone opere per suffragare la mamma, fece celebrare delle sante messe, organizzò delle proprie vere catene di preghiera per l'anima della sua mamma. Ma lei sapeva che questo lo doveva fare. Una notte la madre le apparve col volto triste. Santa Elisabetta le chiese alla madre per quale motivo lei fosse triste. E la mamma le rispose che si trovava ancora in purgatorio e che aveva bisogno ancora delle sue preghiere per essere liberata. Dopo di questo, Santa Elisabetta intensificò le sue preghiere, aumentò anche le sue penitenze, fece celebrare ancora molte messe, fece ancora carità. Dopo un po' di tempo, ancora una volta, la madre le apparve, ma questa volta con il volto sorridente, raggiante. Finalmente la mamma era stata liberata dal purgatorio in brevissimo tempo. Questo appunto episodio ci ricorda come sia non solo doveroso, ma sia veramente un gesto d'amore pregare e fare opere di bene per i nostri defunti. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Detto al Cuore. Ciao a tutti. Thank you.